Assessore Morroni, reduce da un bellissimo incontro che c'è stato alla Valle di Assisi, il secondo dell'associazione che l'assessore ha promosso, che si chiama L'Officina. Il titolo è molto suggestivo, è La politica che si è allontanata dai cittadini o i cittadini che si sono allontanati dalla politica, un dibattito molto interessante, tra l'altro con il professor Campi, con il professor Segatori, con parlamentari Verini e Nevi e con i consiglieri regionali di cui poi parleremo perché si è parlato anche di alcune riforme su cui c'è stata anche una certa volontà bipartisan, insomma, mi è parso. Allora, Assessore, che è emerso? La politica che si è allontanata dai cittadini o i cittadini che si sono allontanati dalla politica? Ma intanto permettimi di dire che è stata una bella occasione di confronto, di analisi e di approfondimento su una tematica di grande attualità. Ormai da un po' di anni a questa parte si registra una partecipazione al voto da parte degli italiani, con numeri che evidenziano una disaffezione, un distacco progressivo tra quello che viene solitamente chiamato paese reale e paese legale, quindi tra cittadini e istituzioni. La partecipazione al voto è un elemento fondamentale in un sistema democratico, perché è l'elemento che ne motiva la legittimazione, che quindi dà forza, rappresentatività a un sistema democratico. Se questa partecipazione si abbassa oltre quello che è un limite fisiologico, perché dobbiamo considerare che un certo livello di assenteismo dalle urne lo potremmo catalogare come Infatti in crescita fisiologico, un po' in no? tutto E abbiamo l'Occidente. visto anche quel giorno che è un dato che si Però riscontra. l'Italia, diciamo, è cresciuta di più in questo momento. L'Italia io credo che sia entrata in una fase invece patologica, cioè il livello che si è raggiunto con le ultime anche consultazioni dimostra che c'è qualche problema, insomma, quindi che si è superata anche una soglia di guardia. Quindi giusto interrogarsi, giusto riflettere su questa tematica e giusto anche cercare di mettere in campo delle riforme, dei cambiamenti che possono in qualche modo favorire il ripristino di un giusto rapporto e quindi di una giusta fiducia nelle istituzioni, nel sistema democratico, che ha nel momento del voto il momento forse più solenne. Assessore, per venire diciamo, ai contenuti bipartisan, che poi insomma, ho visto condivisi in qualche maniera, c'è questa possibilità che possa essere approvato dal Consiglio regionale prima, ovviamente, del voto, l'introduzione del consigliere supplente, nel senso che se uno è un consigliere eletto può fare l'assessore, per esempio, entra con il consigliere supplente per il periodo in cui il collega è impegnato Nell'esecutivo. nell'altro incarico e poi c'è anche il mantenimento della circoscrizione unica perché c'era l'idea di tornare a due circoscrizioni, quella della provincia di Perugia fondamentalmente e della provincia di Terni, invece mi sembra che lì un po' tutti hanno detto no, in una regione peraltro piccola come l'Umbria non ha senso e un consigliere rappresenta tutta l'Umbria. Quindi cioè, su questo mi sembra meno c'è stato, però insomma c'è stata anche la possibilità di poter procedere al ballottaggio su quello che mi sembra ci sia stato meno consenso se il candidato presidente non dovesse raggiungere il 40%. E in quel caso, che magari vince col 38%, dice proprio per dargli maggiore legittimità, andiamo al ballottaggio. Però su questo proprio lei ha fatto un appunto. Che ha un suo senso, insomma. Sì, ma intanto credo che sia giusto aprire in questo ultimo scorcio di legislatura una riflessione proprio sulla legge elettorale che guida il processo di rinnovo dell'Assemblea legislativa e dell'elezione del Presidente della Giunta regionale. Credo che sia opportuno perché rispetto al quadro normativo oggi vigente qualche miglioramento io ritengo che sia giusto inserirlo. Ecco, quelli che venivano accennati poco fa credo che siano tematiche intorno alle quali si può ragionare, si può anche addivenire a dei Però i punti di tempi sono un po' convergenza. stretti I punti sono perché. stretti, ma forse è il momento anche opportuno per poter ridisegnare
il quadro delle norme che disciplinano il rinnovo dell'Assemblea legislativa. Mi permetto di arrivare ai punti che possono testimoniare in qualche maniera così, una sorta di convergenza, no? Anche tra le forze politiche, che è emersa indubbiamente dal dibattito e dal convegno organizzato dall'Officina. La questione del consigliere supplente, la ritengo davvero una riforma importante, fondamentale, perché l'Assemblea legislativa dell'Umbria è composta oggigiorno da un numero di rappresentanti che io personalmente ritengo eccessivamente ristretto. Sono 20 consiglieri regionali, è un numero troppo esiguo, è un numero che rischia di influenzare negativamente anche quelle che sono le attività che un'assemblea legislativa, soprattutto attraverso l'articolazione delle commissioni consiliari, deve svolgere. E questa esiguità del numero naturalmente si accentua nel caso in cui, ed è un caso che si riscontra anche in questa legislatura, alcuni consiglieri ricoprono l'incarico all'interno dell'esecutivo regionale. In questa maniera si vanno a sottrarre naturalmente degli scranni dal Consiglio regionale, e quindi questo accentua i disagi dovuti appunto a un'esiguità eccessiva del numero. Pertanto la introduzione del consigliere supplente, vale a dire di una figura che va a sostituire l'eventuale consigliere chiamato a ricoprire l'incarico in giunta, sicuramente è una soluzione già adottata anche da altre regioni, che può essere una risposta a questa ristrettezza dei numeri della nostra assemblea e quindi contribuire al miglioramento della funzionalità e dell'operatività del Consiglio regionale. Sono emerse anche dal dibattito di sabato scorso e da un esame delle proposte di legge che attualmente sono all'attenzione dell'Assemblea legislativa su questa specifica materia, anche la questione del ballottaggio, qualora il candidato alla presidenza non superi al primo turno la soglia del 40%. Ecco, io su questo aspetto mi sono permesso, pur riconoscendo che è un argomento che ha la connotazione che può renderlo idoneo ad essere posto all'attenzione del dibattito e quindi ad un esame delle diverse forze politiche, mi sono permesso di avanzare un rilievo. Se il rilievo è questo, se il ballottaggio viene intravisto, come ricordavi poc'anzi, quale modalità attraverso la quale andare ad irrobustire la legittimazione del candidato presidente nel momento nel quale al primo turno non si dovesse superare la soglia del 40%, la comprendo da un punto di vista teorico, ma se poi la vado a filtrare sulla base delle esperienze che possiamo avere su un altro ambito, quale è quello dell'elezione dei sindaci nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, ebbene lì vediamo che quando si va al ballottaggio, il ballottaggio rispetto al primo turno ormai è scandito da un abbassamento ulteriore delle persone che si recano alle urne. Cioè il ballottaggio non è in grado di motivare, di alimentare, no, una partecipazione dovuta appunto a questa competizione più ristretta tra due candidati. Quindi non credo che sia la modalità attraverso la quale si possa giungere ad un rafforzamento della legittimazione democratica del candidato presidente. Però è un argomento del quale si può tranquillamente discutere. Veniamo alla regione. Insomma, l'ente in bocca all'ultimo anno di questa legislatura, può essere che si voterà con qualche mese di proroga, diciamo, se deve abbinarlo al voto in altre regioni, però insomma siamo nell'ultimo anno. Come impostate quest'ultimo anno? Insomma, nell'ultimo anno si tirano un po' le somme anche verso i cittadini. Ma dunque, è stata una legislatura davvero molto frenetica dal punto di vista dell'azione di governo che è stata portata avanti. Per il Covid. È stata anche una legislatura particolarmente travagliata, nel senso segnata da vicende davvero straordinarie, il Covid, le guerre, insomma, non sono mancate le circostanze davvero che hanno reso complicato questo periodo storico e lo stanno ancora rendendo complicato. Devo dire che il governo regionale è riuscito a mettere in campo un'azione intensa e un'azione che si è irradiata su diversi fronti dell'azione di governo. Credo che il tema di fondo che scandiva questa legislatura, vale a dire un'Umbria che doveva uscire da una condizione di torpore, da una condizione di stallo nella quale era ormai adagiata da molti anni
ed era una condizione naturalmente preoccupante, perché una condizione di declino, una condizione scandita da un ritmo di crescita estremamente inadeguato, quindi noi abbiamo avuto addirittura flessione del nostro PIL all'interno di un paese come l'Italia, che negli ultimi 10-12 anni non è che abbia dato prova di grande capacità di crescita. Ebbene, l'Umbria era un po' fanalino di coda, era nelle ultime... Fondamentalmente dall'inizio del 2000. Sì, insomma, un periodo molto lungo, molto lungo, sia per l'Italia, ma anche la nostra regione, che all'interno del contesto nazionale... L'Italia è andata male, la regione... Noi peggio, quindi diciamo una regione adagiata su un piano di declino. Questa era la grande emergenza, il grande tema di fondo con il quale ci dovevamo rapportare, cercando naturalmente di mettere in campo un'azione di governo capace di tirar fuori l'Umbria da questa condizione, che ogni giorno che passava naturalmente diventava più preoccupante. Credo che questo compito fondamentale sia stato assolto dal governo regionale, perché le azioni, le politiche messe in campo, nonostante il contesto segnato da gravi difficoltà, dovute anche a fattori esterni come quelli che richiamavamo in precedenza, ecco, questo compito credo che la Giunta regionale, il governo Tesei l'abbia portato avanti con determinazione, con sforzi straordinari, ma anche con risultati tangibili, sono sotto gli occhi di tutti. Quindi la nostra economia ha dato segni di ripresa importante. Oggi l'Umbria non è più la Cenerentola nel panorama nazionale, anzi è una delle regioni che sta dimostrando maggiore vivacità, maggiore dinamismo. Abbiamo fatto, io credo, un lavoro importante a sostegno del tessuto economico e produttivo della nostra regione, abbiamo stimolato processi di innovazione e di ammodernamento, abbiamo dispiegato la nostra azione su settori come quello delle infrastrutture, dove la nostra regione aveva accumulato un ritardo che potremmo dire ultradecennale, un ritardo che naturalmente aveva le sue ripercussioni e ha avuto le sue ripercussioni anche nell'influenzare e condizionare i ritmi di sviluppo della nostra regione. Su questo fronte credo che abbiamo dato dei segnali ugualmente importanti. L'aeroporto, il rilancio dell'aeroporto, che oggi è tra i primi in Europa per ritmo di sviluppo e di crescita, credo che sia solo l'avanguardia di un'azione sviluppata ad ampio raggio per far sì che l'Umbria possa superare quanto prima tutta una serie di ritardi infrastrutturali e quindi far sì che esca dall'isolamento e diventi una regione attraversata da processi idonei a sostenere una politica di sviluppo robusta di una regione che vuole guardare avanti e che vuole affrontare a viso aperto le sfide della competitività e dello sviluppo dei prossimi anni. Abbiamo agito anche su altri settori, per lo sviluppo turistico della nostra regione, creando un brand importante, forte, distintivo, esclusivo. Almeno gli ultimi 2 anni. Insomma. Esatto, abbiamo investito per affermare nel panorama nazionale e internazionale un brand, il brand dell'Umbria, con tutti i suoi tratti identitari, caratteristici, esclusivi, che a nostro avviso possono alimentare, possono connotare, e i numeri anche in questo senso credo che diano ragione alla strategia regionale, l'immagine di una regione attrattiva, di una regione che può offrire potenzialità importanti anche dal punto di vista del turismo. Scusi, sono scelte, forse le lasciamo in fondo, ma secondo me vengono prima, che afferiscono proprio ai suoi assessorati. Sì, e anche penso. Alla questione rifiuti, che era un problema, era una bomba a orologeria su cui rischiavamo di saltare. Alla fine adesso si dovrà decidere dove, come insomma, la chiusura definitiva del ciclo, però per la prima volta si pone il problema di chiudere il ciclo dei rifiuti, che era rimasto aperto, dove continuavamo a riempire le discariche, che sono bombe ecologiche. Devo dire che era vinta questa, adesso arriverà il momento piuttosto quando si bisognerà decidere dove fare il termovalorizzatore, che tanto ma anche qui, no? Il tema rifiuti è sicuramente una delle grandi riforme che questa legislatura si trovava dinanzi e che coloro i quali avessero avuto responsabilità di governo dovevano in qualche maniera declinare, perché l'Umbria su questo fronte ha un ritardo enorme e quindi non c'era più tempo da perdere. Era una delle riforme da portare a compimento. Noi per un periodo, adesso non mi
ricordo quanto, abbiamo dato qualche milione all'Emilia Romagna perché ci prendesse i nostri rifiuti. Allora, noi possiamo sintetizzare la situazione dell'Umbria in questa maniera. L'Umbria ad oggi, nel momento in cui noi stiamo parlando, stiamo facendo questa intervista, l'Umbria è una regione che, non avendo chiuso il cerchio della gestione dei rifiuti, relega gran parte dei propri rifiuti, oltre il 30%, li smaltisce in discarica. Questa è la metodologia, come dire, più biasimata per ragioni ambientali, per ragioni economiche. Okay? E le discariche sono delle mine, delle vere e proprie mine ecologiche che pesano non solo nel presente ma anche nelle future generazioni e sul futuro delle generazioni che verranno. Per cui chiudere il ciclo dei rifiuti significa, in questa ottica, corrispondere agli obiettivi che l'Europa pone, traguardandoli nei prossimi anni, nel 2035, che noi vogliamo conseguire con anticipo rispetto a quello che è l'obiettivo europeo, vale a dire adeguarci a quella che è già oggi la prassi seguita dai paesi del centro, nel nord Europa, che riteniamo essere quelli più avanzati dal punto di vista della gestione di questa complessa e impegnativa problematica, qual è appunto la gestione dei rifiuti, cioè quello di stare con una percentuale al di sotto del 10%, cioè smaltisco in discarica meno del 10%. E cosa faccio con il resto dei rifiuti? Quindi che cosa determina questa riduzione così drastica della quantità di rifiuti da smaltire in discarica? Beh, da una parte una spinta sul fronte della differenziata, noi ci prefiggiamo di sviluppare la raccolta e il recupero di materia dai rifiuti, quindi puntiamo a passare dall'attuale 68% circa, che è il dato della media regionale, al 75%. Poi soprattutto facendo sì che tutto l'indifferenziato e gli scarti della raccolta differenziata, perché la raccolta differenziata ha degli scarti che attualmente vanno anch'essi in discarica, bene, l'indifferenziato e gli scarti del differenziato, vogliamo chiudere questo benedetto cerchio trasformando il rifiuto in una risorsa. In che modo? Con la termovalorizzazione, cioè utilizzando i rifiuti per produrre energia, per produrre calore. Come fanno i paesi appunto del centro Europa e come fanno anche, devo dire, alcune regioni italiane, soprattutto quelle del nord Italia, dove impianti siffatti ci sono da molti anni, basti pensare a Brescia, o basti pensare a Bolzano e altre realtà che costellano il nord, l'area geografica del nord del nostro paese e in parte anche del centro. Allora, questo è un grande balzo, è una grande riforma che l'Umbria attendeva da anni e che mi auguro nel mese possa varare questo piano e quindi centrare un obiettivo, uno dei più significativi e rilevanti di questa legislatura, quindi dotare la Regione Umbria di un piano moderno, efficiente, che metta in sicurezza l'Umbria dal punto di vista della gestione dei rifiuti, quindi scongiurando situazioni come quelle che vediamo in altre realtà del nostro paese, le vediamo negli anni passati, le vedevamo in Campania, le vediamo a Napoli, ora le vediamo nella nostra capitale, insomma, perché i rifiuti vanno gestiti, ovviamente. Non si può mettere l'anima in pace semplicemente considerando che i rifiuti non li vedo, a un certo punto vanno da qualche parte, non mi pongo l'interrogativo di dove e soprattutto di che cosa comporta quel tipo di prassi. Ecco, lo smaltimento in discarica è un po' questa situazione. Accanto alla politica di gestione dei rifiuti, credo che per tornare agli indirizzi che hanno caratterizzato l'azione di governo della Giunta Tesei, beh, credo che anche nel settore dell'agricoltura siano stati anni importanti quelli che abbiamo costruito in questo periodo, con alcune linee di indirizzo ben precise che hanno accompagnato un impegno forte, autorevole e rigoroso affinché l'Umbria potesse continuare a disporre di risorse derivanti dalla programmazione comunitaria, risorse importanti, capaci di sostenere lo sviluppo rurale della nostra regione. Abbiamo dato a questo mondo, che ha anch'esso potenzialità e connotazioni importanti, mi riferisco al mondo dell'agricoltura, dell'industria agroalimentare, sono comparti significativi per il territorio regionale e ricchi di tante potenzialità che abbiamo voluto in qualche maniera scolpire e accompagnare dando ad esse delle prospettive di sviluppo importanti. Abbiamo uniformato la nostra politica
regionali in materia di agricoltura ha tre grandi tematiche: innovazione, qualità e stimolare l'aggregazione tra le nostre imprese, affinché si possano mettere in campo realtà dotate di una massa critica più importante, capace di affrontare meglio in termini organizzativi, in termini finanziari, in termini di competenze, le sfide e le opportunità che i cambiamenti che viviamo stanno determinando anche per questo settore. Poi voglio toccare anche la sanità, che è uno dei temi scottanti, più spinosi. Allora, noi sappiamo che la sanità, e credo che sia necessaria questa contestualizzazione, altrimenti si opera un approccio parziale, un approccio che rischia di essere viziato da esigenze propagandistiche o comunque da una visione che non tiene conto, come invece è necessario fare, di tutte le varie componenti che costituiscono un problema. La sanità è in difficoltà, lo è dalla Val d'Aosta alla Sicilia, e basta seguire le cronache quotidiane per rendersi conto di questa realtà, è un dato oggettivo. Il Covid naturalmente ha rappresentato da questo punto di vista forse un acceleratore di un sistema che aveva già in sé gli elementi di criticità, quindi è stato un acceleratore il Covid, però un acceleratore che ha portato oggi dinanzi a noi un sistema che evidenzia problematiche serie alle quali si può porre rimedio solo attraverso un ripensamento del sistema sanitario nazionale. Quindi più risorse, ma anche un ripensamento che permetta di rimettere in una linea di funzionalità e di operatività capace di corrispondere ai bisogni di un'offerta, di una domanda sanitaria che varia, che è cambiata e che cambierà ancora nel corso del tempo, in considerazione che siamo una popolazione che invecchia, una popolazione che deve affrontare il tema della longevità con tutte le problematiche che esso comporta. Ora, l'Umbria, rispetto a questo quadro, secondo me, alcuni segnali positivi, pur in un contesto di difficoltà, le ha date. Non dobbiamo dimenticare che la gestione del Covid ha visto l'Umbria tra le migliori regioni in Italia. E questo è un dato che ormai l'esperienza, come dire, ci consegna. Abbiamo poi la carenza di medici, sì. Abbiamo poi una spesa sanitaria che non riesce più ad essere controllata molto bene? Sicuramente sì, anche se anche su questo versante ci stiamo comportando meglio di tante altre regioni. Non siamo... Forse abbiamo il problema che siamo un po' meno attrattivi. Siamo un po' meno attrattivi? Abbiamo un saldo, no? Sanitario. Abbiamo il tema della, della mobilità passiva. Sanitaria. Certo. Era pare circa una trentina di milioni. Certo. E adesso è quasi zero, insomma, siamo lì. Abbiamo una mobilità passiva molto forte. Mobilità passiva molto forte, ma che è cresciuta. Bisogna riflettere su cosa fare per... Senza dubbio. E noi abbiamo un tema di fondo, che è anche un ripensare una rete ospedaliera che non ha più un profilo, come dire, in grado di corrispondere al meglio a quelli che sono i bisogni sanitari e la necessità che un'offerta sanitaria deve essere in grado di mettere in campo, e che porta con sé anche tutta una serie di implicazioni, perché una polverizzazione della presenza della rete ospedaliera naturalmente non ha solo problematiche dal punto di vista dell'offerta sanitaria, ma comporta anche problematiche in termini gestionali, di costi, economia, ma soprattutto il tema che più interessa è quello della capacità di rispondere o meno alla domanda sanitaria che c'è nei territori. C'è l'altra questione che il Covid ha messo in luce: la sanità non è soltanto ospedale, la sanità deve essere anche un'offerta territoriale, una medicina del territorio. L'ospedale si intasa tutto, ovviamente. Deve essere anche medicina del territorio. Il PNRR ha messo a disposizione risorse per far sì che la sanità possa svilupparsi in maniera molto più decisa e convincente su questo fronte. Quindi siamo in questa fase di transizione. C'è il problema annoso delle liste di attesa, anche qui liste di attesa che si riscontrano a Val d'Aosta, alla Sicilia, sì. Ma anche su questo fronte credo che l'Umbria abbia cercato di mettere in campo delle risposte alle quali guarda con interesse anche il governo centrale. Che poi implementare un po' per motivi sanitari, un po' appunto di certezza. Devo dire che il problema poi si concentra su alcune tipologie, perché su altre io per esempio non ho trovato tempi
biblici, insomma, no? Di quelli che dicono faranno 8 mesi, nell'arco di un mese, bene o male, insomma, forse mi dicono però che ce ne sono alcune di specialità dove infatti danno 7-8 mesi, ecco, magari anche rifletto su quello. Ma in cauta venenum, manca poco, e allora la politica, cioè questa coalizione arriva dalla sberla di Terni, nel senso che lì, cioè, dove si è perso Vandecchi, c'era stata qualche increspatura, indecisione sulla riconferma o meno della candidatura della De Sé, non so se ci sia ancora questa cosa, ma mi sembra di no al momento. E poi ci sono tanti riequilibri, perché abbiamo avuto rispetto a prima Fratelli d'Italia che è aumentata, insomma. Come si arriva adesso a questa fase delle candidature? Sì, prima di rispondere a questo tuo quesito vorrei fare solo un parziale completamento della questione che abbiamo affrontato prima. Accanto alle cose che abbiamo detto sullo sviluppo economico, sviluppo del turismo, politiche sul versante dell'agricoltura, attenzione alla sanità e sforzi che devono continuare naturalmente per cercare, compatibilmente al quadro generale complessivo e alle criticità che abbiamo detto, di agire per migliorare e superare alcuni aspetti che caratterizzano in modo più particolare il sistema sanitario regionale, che possono contribuire al miglioramento dell'offerta sanitaria complessiva. Mi piace anche ricordare lo sforzo fatto sul fronte delle partecipate. Cioè, lì abbiamo, credo, realizzato un'azione ugualmente meritoria al pari degli altri versanti, perché partecipate che erano tutte in profondo rosso, le abbiamo tutte rimesse in sesto, oggi è molto chiaro qual è il fine, il compito di ogni partecipata, e i conti sono tornati tutti in zona verde dove dovrebbero essere. Quindi credo che anche quel versante, no, offra uno spunto interessante per misurare la qualità e l'efficacia dell'azione di governo portata avanti in questi anni. Sul fronte squisitamente politico, lo stato di salute della coalizione. Beh, Terni, diciamolo con franchezza, è stato non solo un errore del centrodestra, ma è stata una lezione per il centrodestra. E mi permetto di dire un monito. Un monito in che senso? Quando si governa, io credo che vi siano due responsabilità principali. La prima è quella di dare stabilità politica. La seconda è quella di assicurare la governabilità. Questi due aspetti sono intimamente connessi, perché la stabilità politica è il presupposto per la governabilità. E credo che la lezione di Terni debba essere recepita dal centrodestra umbro, che io credo non solo a livello di governo regionale in questi anni ha dato prova di essere capace di portare avanti un'azione di governo incisiva all'insegna delle riforme, all'insegna del buon governo, ma vorrei ricordare che il centrodestra è forza di governo anche in tanti enti locali della nostra regione, e credo che anche lì, analizzandoli, si possa ricevere una conferma della qualità del ceto politico e della qualità dell'azione amministrativa che è stata portata avanti in questi anni. Pertanto, ormai siamo alla vigilia di una tornata elettorale, perché prima parlavamo del rinnovo dell'Assemblea Legislativa Regionale, che ormai è imminente, ma prima ancora di quell'appuntamento ci sarà la tornata delle elezioni amministrative. No? Si tornerà a votare in molti comuni dell'Umbria, in più di 2/3 dell'Umbria, da cui il capoluogo di regione. Ecco, allora io dico che il centrodestra ha una grande opportunità, quella di dire alla comunità regionale che questa esperienza di governo, che ha avuto modo di dimostrare la sua validità, la sua efficacia, deve continuare negli enti locali, possibilmente deve abbracciare anche quegli enti locali che ancora non sono a guida centrodestra, deve confermarsi a livello regionale, perché c'è bisogno di dare continuità a questo lavoro, perché l'Umbria è una regione che va rafforzata per poterla proiettare su dinamiche binarie di sviluppo. L'azione di governo fino ad oggi ha dimostrato di saper percorrere la strada nella giusta direzione, e la squadra va confermata, e io credo la Presidente Tesei
vada confermata nel suo ruolo, perché ha dimostrato capacità, dedizione, un impegno straordinario, e credo che la Regione meriti e la comunità umbra meriti di avere ancora continuità su questa linea di rilancio, di risanamento e di creazione di prospettive di sviluppo importanti per il futuro della nostra Regione. Grazie mille. Grazie.